Nuovo appuntamento con il notiziario targato Star Casinò Sport, tutti gli approfondimenti dal mondo del calcio e non solo, partendo dalla Serie A perché c'è grande bagarre per il vertice della classifica. La sconfitta dell'Inter con il Sassuolo ha rimescolato un po' le carte, visto e considerato che la grande occasione ce l'ha proprio il Napoli di Luciano Spalletti, che affronta il Cagliari dell'ex Walter Mazzarri. Occasione ghiotta in caso di vittoria di agganciare il Milan in testa, complice come detto la sconfitta dell'Inter, Inter che comunque da par suo ha ancora una gara da recuperare. Come detto, è una gara dell'ex per quanto riguarda Walter Mazzarri, tecnico dei Sardi, alla disperata ricerca di punti salvezza in questo momento. Lo andiamo a sentire proprio l'allenatore del Cagliari in vista del match con il Napoli. Ma guardi, io per quanto riguarda me stesso, voi l'avete visto come mi sono calato nella realtà Cagliari. Per me in questo momento il Cagliari è l'unica cosa che conta, dico la verità. Oltretutto, come ben sapete, quando sono arrivato pensavo che questa avventura fosse più agevole da subito. Invece abbiamo dovuto aspettare per fare il calcio vicino a quello che piace a me tante partite, e soprattutto abbiamo iniziato nel girone di ritorno a fare per ora quello che mi piace a me, insomma. E l'avete visto tutti e l'abbiamo constatato tutti con mano. Quindi poi dopo saluterò le persone con cui sono stato bene, ma in questo momento io penso solo al Cagliari. Gli altri che affronterò da qui alla fine del campionato sono avversari, li rispetterò tutti, ma bisogna fare il possibile e l'impossibile per tirar fuori il Cagliari da questa situazione. Tutto il resto viene in secondo piano. E dunque ci proiettiamo proprio ai posticipi, partendo proprio da questa sfida tra Cagliari e Napoli, con l'ausilio anche della veste grafica, per sintetizzare anche in percentuali quale sarà il risultato esatto. 0-2 al 14%, 1-2 sempre al 14%. Non si gioca solo Cagliari-Napoli, ma il quadro relativo ai posticipi si amplia anche con Bologna-Spezia. E anche qui possiamo vedere la grafica che ci sintetizza un po' questo tipo di sfida, che è delicata per entrambe le squadre, soprattutto per lo Spezia in chiave salvezza. Verranno segnati più di 3 gol, under 2,5 al 51%, over 2,5 al 49%. Ma anche vigilia di Champions, allora lasciamo la Serie A e ci proiettiamo a quello che sarà il match della Juventus. L'avversario è il Villarreal, una giornata molto intensa per i bianconeri, che dovranno fare a meno di Dybala, ma devono considerare in avanti che c'è un fattore, quello legato a Dusan Vlahovic. Autentico protagonista, potrebbe esserlo anche in chiave europea. La Juve che vuole ovviamente già partire con il piede giusto in questa doppia sfida contro il sottomarino giallo del Villarreal, esame autentico di spagnolo per Max Allegri e per i suoi. Anche qui vediamo un po' la veste grafica che ci sintetizza quella che sarà la sfida tra Villarreal e Juventus. Come finirà il match? Segno 1 al 35%, segno X al 30%, segno 2 al 35%. Non solo questa sfida, ma il quadro che ci porta a parlare di Champions si allarga anche con un altro match che prendiamo in considerazione dal punto di vista grafico. Quello tra Chelsea e Lille. Verranno segnati gol? Gol al 48%, no gol al 52%. E dalle emozioni legate al calcio e alla Champions a quelle che sono state invece nella notte le emozioni nel basket NBA con l'All-Star Game. È una parata di stelle per quanto riguarda il basket americano. Vince il team di LeBron James, con LeBron James che segna il canestro che vale il successo. Finisce 163-160, una partita spettacolare. Nel finale anche un minimo combattuta tra gli All-Star in campo. Protagonista assoluto è Steph Curry, autore di 50 punti con 16 triple a bersaglio. Nuovo record di canestri dalla lunga distanza nella storia dell'All-Star Game. Mentre il tiro che vale la vittoria lo manda a bersaglio proprio LeBron James nella grandissima parata di stelle che rappresenta appunto l'All-Star Game per quanto riguarda il mondo NBA. E con il basket siamo in chiusura di questo angolo informativo targato Star Casino Sport.